Berardino Durastante, come Associazione Nazionale degli Educatori Benemeriti, anche voi domani volete ricordare la tragedia dell'Aquila di 10 anni fa con diverse iniziative. Che cosa farete? Sì, tutti gli anni noi ricordiamo la giornata della memoria, però gli altri anni eravamo limitati soltanto alla celebrazione di una santa messa. Invece quest'anno, con i nostri pochi fondi che abbiamo a disposizione, abbiamo articolato un programma. Iniziamo alle ore 10 con la deposizione dei fiori alla Casa dello Studente a via Campo di Fossa, che sono i luoghi simboli del dolore. Poi alle 11:30 c'è la celebrazione di una santa messa a San Bernardino in Piazza d'Armi, e poi nel pomeriggio alle ore 17 presso la Sala Canadian della Sala dei Congressi ci sono due conferenze, una tenuta dal professor Del Pinto, sismologo, geologo e vulcanologo, e ci parlerà del rischio sismico, la prevenzione e la mancanza di una cultura della prevenzione. Lui ha fatto esperienza anche in Giappone e quindi terrà una conferenza su questa tematica. Poi Alessio Durastante terrà una breve relazione per quanto riguarda le demolizioni, che mettono in correlazione tutte le implicazioni che ne derivano con le malattie, perché in questo ultimo periodo c'è stato un forte dibattito delle ricerche, delle documentazioni e anche dei dati Istat sull'incremento delle malattie polmonari all'Aquila dovute appunto alle polveri. Ecco, ci sarà anche la Presidente Nazionale, sarà presente? Sarà presente la Presidente Nazionale, io la devo andare a prendere questa mattina perché viene da Cagliari, si chiama Marisa Palmieri, e quando l'anno scorso le ho fatto questa proposta lei subito ha detto di sì, perché ci tiene molto all'Aquila, è legata moltissimo alla nostra sezione. E poi a contorno delle due conferenze c'è una mostra fotografica sempre di Alessio Durastante, l'Aquila 6 aprile e poi, divisa in quattro tematiche, il terremoto, il post-sisma, quindi la fase emergenziale, e poi la ricostruzione che è tuttora in corso, e poi la titolazione dei giornali il giorno del 7 aprile. E c'è anche un'altra cosa, tutti gli iscritti domani porteranno una coccarda speciale. Sì, gli iscritti all'ANEB, tutti quanti i soci domani indosseranno questa coccarda nero-verde, che noi abbiamo ricavato i colori che sono il simbolo della nostra città, il nero il lutto e il verde la speranza, che cambiarono questi colori con il terremoto del 1703, quando allora i colori erano bianco e rosso. Poi a contorno e a conclusione ci sarà l'esposizione dei lavori degli alunni della scuola primaria del Mondo di Amicis e una breve lettura di alcune poesie sempre degli alunni della scuola e del Mondo di Amicis che hanno scritto nel 2010.